facile. Se fai il bene, sappi a chi lo fai, così avrai una ricompensa per i tuoi benefici. Fai il bene a Dio e ne avrai il contraccambio, se non da Lui, certo dall'Altissimo. Nessun beneficio a chi si ostina nel male, né a chi rifiuta di fare l'elemosina. Chi maneggia la pece si sporca, chi frequenta il superbo diviene simile a lui. Ogni creatura vivente ama il suo simile, ogni uomo il suo vicino. Ogni essere si accoppia secondo la sua specie, l'uomo si associa a chi gli è simile. Il cuore dell'uomo cambia il suo volto o in bene o in male. Indice di un cuore buono è una faccia gioiosa, ma la scoperta di proverbi è un lavoro ben faticoso. Beato l'uomo che non ha peccato con le parole e non è tormentato dal rimorso dei peccati. Beato chi non ha nulla da rimproverarsi e chi non ha perduto la sua speranza. Beato l'uomo che medita sulla sapienza e ragiona con l'intelligenza, che considera nel cuore le sue vie, ne penetrerà con la mente i segreti. La insegue come uno che segue una pista, si apposta sui suoi sentieri. Egli spia alle sue finestre e sarà ad ascoltare alla sua porta. Fa sosta vicino alla sua casa e fisserà un chiodo nelle sue pareti. Alzerà la propria tenda presso di essa e si riparerà in un rifugio di benessere. Metterà i propri figli sotto la sua protezione e sotto i suoi rami soggiornerà. Da essa sarà protetto contro il caldo, egli abiterà all'ombra della sua gloria. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Ecco, abbiamo ascoltato queste splendide pagine del libro del Siracide che ci sta accompagnando da un po' di tempo e continuerà ad accompagnarci ancora. Sono ben 51 i capitoli di questo libro, quindi avremo ancora modo di meditare su alcuni passaggi, che evidentemente proprio tutti i versetti è impossibile meditarli. Ecco, cerchiamo di prendere quelli più salienti, che sono condotti da un filo, ecco, da un tema. Abbiamo sentito dire questa sera che chi frequenta il superbo diviene simile a lui e che l'uomo si associa a chi gli è simile. Ecco perché il titolo Similes consimilibus. Vediamo come anche i nostri proverbi popolari, noi pensiamo che siano popolari, ma la sapienza popolare è ispirata dalla sapienza divina, perché chi frequenta il superbo diviene simile a lui. Se ci pensiamo, non è molto diverso da chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Ecco, e l'uomo si associa a chi gli è simile, è proprio tradotto nel proverbio popolare di origine antica, ma di coniugazione anche moderna, similes consimilibus, oppure dimmi con chi vai, accennavamo prima durante l'omelia, e ti dirò chi sei. È chiaro che noi, discepoli di Gesù, non facciamo, come dire, a priori discriminazione di alcuna persona. Noi siamo aperti a tutti, amici di tutti, accoglienti nei confronti di tutti, pronti al dialogo con tutti, a relazionarci con tutti, e a non disprezzare nessuno. Abbiamo meditato questa sera le parole di San Paolo: non giudicare nessuno, a non fare alcun male a nessuno, ad aiutare chiunque abbia bisogno, a prescindere dal fatto che sia amico o nemico, dalle sue idee, convinzioni, religioni, colori della pelle, tutto quello che vogliamo.
Però, ecco, gli amici, le persone con cui ci confidiamo, le persone che cerchiamo, le persone con cui sentiamo un'affinità, sono un'altra cosa. Ecco perché l'uomo si associa a chi gli è simile. È chiaro che una persona pia, come viene descritto l'uomo che cerca il Signore nelle Sacre Scritture, cercherà amicizie pie. Non andrà a cercare amicizie impie. Una persona che ama il Signore non sta a proprio agio in ambienti dove, per esempio, insomma, si bestemmia come scaricatore di porto. Certo, se quello è il suo ambiente di lavoro, sopporta, ecco, offre la sofferenza di sentire bestemmiato il nome di Dio, ripara con un po' di giaculatorie, se può, ecco, se riesce, insomma, esorta i suoi colleghi a evitare di fare un gesto insensato e maleducato, insomma, oltre che offensivo nei confronti dell'Altissimo, anche se non si crede esistente, e comunque della coscienza di chi ci crede. Ecco, però sicuramente è difficile che una persona pia andrà a frequentare ordinariamente persone che si sono sintonizzate su questi registri, ecco, semplicemente perché non ci si trova bene. Quindi essere accoglienti e disponibili e aperti al dialogo con tutti non significa, ecco, essere intimi di tutti, no? E scrive San Paolo nel Nuovo Testamento, citando sempre però un passo proverbiale, che le cattive compagnie corrompono i costumi. Questo è verissimo soprattutto per i nostri cari ragazzi, per i nostri cari giovani. 90% di essi sono rovinati dall'incontro, purtroppo, con qualche cattiva compagnia. E i genitori, per quanto possono, certo per quanto possono, perché oggi la situazione è molto difficile anche per loro, non soltanto per i poveri preti, insomma, è difficile, molto difficile anche per i genitori, perché è enormemente complicato oggi esercitare l'autorità, il controllo che evidentemente in certe situazioni è dovuto. Però per quanto possibile occorre preservare i figli dagli ambienti cattivi, dalle cattive compagnie. Questo magari farlo anche con molta intelligenza, con molta santa astuzia, senza fargliene accorgere, cercando di esortarli a riempire bene il tempo che hanno, in modo tale che non gliene resti troppo a disposizione per andare a perdere tempo e imbattersi in qualche spiacevole o sgradevole sorpresa. Questo certamente è molto importante anche per noi. E chiaramente questo discorso si può estendere, ecco, non soltanto alle persone che frequentiamo, no? Ma per esempio le letture che facciamo, gli spettacoli che guardiamo, cosa guardiamo in televisione, cosa leggiamo, cosa ascoltiamo, che musica ascoltiamo, per esempio. Perché è chiaro che tutte queste cose, tutto ciò che entra in relazione con noi può, come dire, favorire o quantomeno non ostacolare il nostro spirito di interiorità, la nostra vita di amicizia con il Signore, oppure sì. Ecco, insomma, è un pochino difficile, insomma, una persona devota del Signore autenticamente non provi fastidio a sentire una canzone di un mezzo satanista, come sono certi autori, insomma, che adesso girano, no? Quindi ne proverà ribrezzo, ecco, magari sentirà un po' di musica classica o qualche bel brano di musica leggera, ma è normale questo qui, no? Ecco, noi dobbiamo lasciarci istruire anche dai libri sapienziali, perché potrebbero starci nella nostra anima delle situazioni, è frequente che accada, no? Specialmente perché noi siamo sempre in cammino, come dire, di intrinseca contraddizione, cioè che un pochino sto col Signore, un pochino sto fuori, ecco, o addirittura contro di Lui, no? Ecco, quindi è importante su questo davanti a Gesù, anche nel nostro silenzio, ripensare, no? Alle nostre amicizie, alle persone con cui stiamo, a come spendiamo il tempo, insomma, che il tempo è prezioso.
tempo è prezioso e c'è modo e modo di spenderlo. Certamente il Signore benedice tutti quelli che sono qui presenti. Quest'ora certamente è santissimamente spesa. E è importante però che ci mettiamo in questa disposizione. L'uomo si associa dunque a chi gli è simile. Altra cosa molto importante: il cuore dell'uomo cambia il suo volto, o in bene o in male. Senza mancare di discrezione e né mettere l'imbarazzo alle persone, ecco, noi piano piano dobbiamo imparare a osservare, non scrutare, ma osservare con attenzione chi ci sta dinanzi. Perché proprio dal volto, dagli occhi di una persona, dall'espressione del viso, ecco, dai tratti, dai lineamenti, ecco, indice di un cuore buono è una faccia gioiosa, dice la scrittura. Quindi una faccia gioiosa, attenzione che la gioia non è la stolta allegria, la chiamata San Bernardo, cioè l'atteggiamento di chi sta sempre a ridere sguaiatamente o si fa beffe del prossimo. Questa non è la gioia, ecco, questa è la stolta allegria, che non è virtù, anzi, ecco, è peccaminosa, ecco, ordinariamente. Ma la faccia gioiosa è una faccia ilare, una faccia sempre distesa, sorridente, ben disposta, è indice di un cuore buono. Noi non dobbiamo mai giudicare nessuno, l'abbiamo visto questa sera, però possiamo farci un'idea oggettiva, attenzione, di chi ci sta dinanzi. Se è una persona che cammina verso il bene o se è una persona che ancora sta impelagata nel male, questo senza poi doverla giudicare, d'accordo? Quindi dover attribuirlo a sua colpa, a sua cattiveria o a sua negligenza. E questo si vede dalla faccia, perché è il cuore dell'uomo che cambia il volto in bene o in male. E Gesù nel Vangelo ti avrebbe detto: la lucerna del corpo è l'occhio. Se il tuo corpo è nelle tenebre, il tuo occhio sarà tenebroso. E se il tuo corpo è nella luce, il tuo occhio sarà luminoso. Ecco, questo dobbiamo farci attenzione per non andare incontro a sgradevoli sorprese. Altra bella esortazione che abbiamo sentito, ecco, due in particolare. Beato l'uomo che non ha peccato con le parole e non è tormentato dal rimorso dei peccati. Sono tantissimi i peccati di lingua. C'è un bellissimo libro di Don Giuseppe Tomaselli, io lo raccomando, io ce l'avevo qualche copia, ma è difficile trovarli in giro, ma si trova tranquillamente sul web, basta cercare Don Giuseppe Tomaselli, I peccati di lingua. È un bel libretto, non mi ricordo se identificava 13 specie di peccati di lingua, dalle bestemmie alle parolacce, le volgarità, le maldicenze, le calunnie, le mormorazioni, le detrazioni, i pettegolezzi, le bugie, le menzogne, le critiche, le parole di disprezzo, le parole altere, superbe, eccetera. Ecco, dobbiamo fare attenzione a non peccare con le parole, fare bene l'esame di coscienza. Si pecca con le parole anche a parlare in maniera inopportuna, a parlare di cose che non si deve, a rivelare segreti altrui, a parlare troppo, ecco, oltre il dovuto. I santi ammonivano su fare attenzione alle parole inutili, cioè quelle che non sono necessarie, o appunto non sono utili all'edificazione del prossimo, non sono buone. E poi beato chi non ha nulla da rimproverarsi e non ha perduto la sua speranza. San Paolo avrebbe detto nel Nuovo Testamento, no San Paolo, San Giovanni: se la nostra coscienza non ci rimprovera nulla, siamo in pace con Dio. Però dobbiamo imparare ad ascoltarla con attenzione, la voce della nostra coscienza,
Perché un conto è la voce del nostro cuore, della nostra coscienza, un conto è la voce della nostra ragione. Perché la nostra ragione tende sempre a dipingerci come gli innocenti per antonomasia, quelli che hanno sempre qualche buona motivazione per fare qualunque cosa. Ma la coscienza, il cuore, ci rimorde, quindi quando abbiamo fatto qualcosa che non va, anche se la nostra testa riflette, ragione, dice no, io ho fatto bene, così e colà, non c'è niente da rimproverarmi, destra e sinistra, la coscienza suona il campanellino, un campanellino molto molto delicato, dice ma sei proprio sicuro? E alla voce della coscienza dobbiamo sempre più imparare ad attenerci e imparare ad ascoltarci, ad ascoltarla. Ecco, infine c'è un nuovo elogio, ecco, a chi medita sulla sapienza, perché la scoperta dei proverbi è un lavoro ben faticoso, è stato sentenziato qualche versetto prima, e quindi meditare sulla sapienza e usare l'intelligenza in maniera santa, cioè per applicarla alla conoscenza di Dio e dei suoi voleri, è cosa molto buona, che considera nel cuore le sue vie, perché piano piano ne penetrerà con la mente i segreti. Questo è stata esperienza di tantissimi santi e dottori della Chiesa che hanno avuto tantissime luci da parte dell'Altissimo, che sono rimasti proprio come fari dentro la Chiesa Cattolica, e tutti gli siamo grati, perché hanno investito, quindi hanno lasciato perdere, come dice San Paolo, tutto, scegliendo una vita spesa a meditare, a cercare di conoscere sempre più e sempre meglio la sapienza, non solo per sé, ma anche per poi essere in grado di essere delle piccole luci che hanno guidato anche il prossimo. Ecco, voglia il Signore, ecco, che questo inseguimento, come uno che segue una pista, questo appostamento, ecco, sui sentieri della sapienza per poterla incontrare e accogliere, e sia lo stile ordinario della nostra vita. Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento.